Riste continue tra giovanissimi, tutte premeditate e che hanno come vittime piccoli gruppi di ragazzini che scelgono il lungomare di via Napoli per trascorrere qualche ora di divertimento. L'allarme è stato lanciato in questi giorni da diversi genitori, ormai costretti a dover ascoltare i racconti dei propri figli. Ragazzini di appena 14 anni, circondati da vere e proprie baby gang, offesi verbalmente, minacciati e spesso percossi senza possibilità di difesa. Storie che a quanto pare sono piuttosto numerose e che stanno agitando decine di genitori. A via Napoli è un inferno vivere per i nostri figli, raccontano. Le risse ormai non si contano. Una delle tante risse è finita nel sangue. Ma sono quelle che hanno meno eco, le più numerose, di cui i genitori ne stanno denunciando anche alle forze dell'ordine. Si presume che gli aggressori siano residenti nei quartieri periferici della città e che poi scelgano il lungomare di via Napoli per organizzare il loro raid. Dai racconti sempre più numerosi emerge inoltre che tutto inizi dalle pagine di Facebook, minacce nemmeno tanto velate postate sul social network che poi si traducono in veri e propri accerchiamenti la sera seguente, spesso nel fine settimana. Sotto accusa però non finisce Facebook, quanto il mancato controllo dei propri figli di buona famiglia da parte di chi ha il dovere di tutelarli. L'allarme dunque appare più che fondato. Non si tratta infatti di sporadiche denunce, ma di un nutrito gruppo di genitori che ha deciso, pur mantenendo l'anonimato per ovvie ragioni di sicurezza, di raccontare tutto.